Mancano pochi giorni all'inizio del nuovo anno scolastico per tanti bambini della città di Roma. La situazione in cui versano gli asili nido e le scuole di prima infanzia, meno a quello che era all'inizio dell'estate, una situazione catastrofica. Quello che le chiedo è, ad oggi c'è ancora questo caos a Roma? Sì, ad oggi c'è ancora questo caos. Noi come organizzazione sindacale, insieme ad un'altra organizzazione sindacale confederale, abbiamo indetto lo stato di agitazione all'incirca un mese e mezzo fa. E ad oggi le cose di fatto non sono cambiate. I motivi per cui abbiamo indetto lo stato di agitazione in realtà sono tanti. Diciamo che possiamo riassumerli secondo tre direttrici fondamentali. Il primo è relativo al mancato stanziamento in bilancio delle risorse necessarie per la copertura dei vuoti di organico, per la copertura sui bambini e le bambine diversamente abili e per la copertura di tutte le assenze del personale educativo e scolastico. La seconda direttrice riguarda la totale assenza di un piano progettuale sulla governance. Ad oggi noi abbiamo sui nidi e le scuole d'infanzia del Comune di Roma, che sono all'incirca 530, circa 150 coordinatori pedagogici a presidio di questi stessi servizi. Il Comune di Roma in realtà avrebbe potuto lasciare dentro le strutture anche i funzionari educativi e scolastici che hanno svolto questo ruolo fino a dicembre del 2023. Ha preferito invece adibire queste persone ad altra mansione e sovraccaricare poi di fatto i coordinatori pedagogici che oggi ci sono a presidio delle strutture. Altra direttrice riguarda in realtà un'assenza di dialogo costante, continuativo con le parti sociali a 360 gradi, un po' su quella che può essere una progettualità un po' più ampia, una visione dei servizi educativi e scolastici del Comune di Roma. Per questo motivo abbiamo deciso di andare avanti e stiamo organizzando proprio in questi giorni la prima iniziativa per dare il via allo stato emergenziale. Quanti, diciamo, educatrici, educatori servirebbero, ad oggi per queste strutture? In realtà ad oggi neanche lo sappiamo sostanzialmente qual è il numero che sarebbe necessario, perché di fatto i nidi hanno il cosiddetto organico di diritto, che secondo noi andrebbe rivisto, revisionato sulla base del fatto che le frequenze dei bambini sono aumentate. Quello che sappiamo è che ne sono stati messi a disposizione all'incirca 250, ma se questi siano sufficienti a coprire tutti i vuoti di organico, in realtà non lo sappiamo, proprio perché il confronto non c'è stato anche su questo. Sulla scuola dell'infanzia il problema più grande riguarda in realtà la copertura dei vuoti di organico sui diversamente abili, sulle bambine e bambini diversamente abili. Chiaramente non possono essere svolte le attività educative e didattiche in via ordinaria se il numero dei bambini a cui che deve essere accudito e curato dalle educatrici è superiore a quello che prevede la norma. Avete avuto modo di parlare con alcune educatrici, alcuni educatori riguardo a questa situazione? Vi hanno riportato le difficoltà e le preoccupazioni anche dei genitori che dovranno lasciare i loro figli in mano a delle strutture dove ci sono delle carenze? Assolutamente sì, infatti volevamo in realtà aprire il confronto già da giugno per l'avvio di questo anno educativo scolastico, cioè cercare di partire con anticipo per evitare di ritrovarsi poi in situazioni che conosciamo e che si sono svolte anche lo scorso anno educativo scolastico. E notiamo è sostanzialmente questo, che manca di fatto una visione programmatica e progettuale su tutto il pezzo 06, tant'è che in nessuna manovra si parla sostanzialmente di elargire finanziamenti ai comuni che devono gestire un pezzo molto delicato nei confronti dell'utenza. Stiamo parlando di bambini che hanno un'età che va dai 0 ai 3 per i nidi e 3-6 per le scuole dell'infanzia. Questa mancanza delle istituzioni spinge poi le famiglie ad andare in strutture private. In alcuni casi sì, anche se notiamo da parte almeno di una parte delle famiglie che c'è comunque questo dispiacere nel dover a volte rivolgersi altrove, perché c'è ancora, purtroppo
tanta partecipazione di chi crede ancora in quella che è la gestione pubblica e di chi crede ancora di quello che è il lavoro che si svolge all'interno di una gestione pubblica.